disputato, che termine. Ho fatto le universiadi adesso a Napoli, ho vinto l'argento al nastro, è stato molto importante per me perché comunque ho 22 anni e continuare a portare risultati per la mia nazione per me è non importante di più, soprattutto anche perché per me stessa vuol dire che sto sempre dando di più di quello che facevo prima e sono contenta perché appunto lavoriamo tanto, ma l'importante è che arrivino anche dei risultati perché è molto più gratificante. Quindi sono veramente contenta, infatti penso sia visto anche dalle mie lacrime di gioia e quindi adesso ci tocca il mondiale, però cercherò di fare il mio per portare il miglior punteggio alla squadra perché siamo un team. Diciamo che sono tre cucciole, due più di ovviamente Alexandra e Milena ci sto insieme da più tempo, quindi per me sono veramente le mie cucciole, perché voi le vedete così forti, così che spaccherebbero il mondo quando le entrano in pedana, però in realtà tutte abbiamo delle insicurezze e anche loro non sono dei robot e magari vederle un po' così, un po'... Mi riempie il cuore nel senso che vado lì, le abbraccio, le tiro su, ma lo fanno anche loro con me. Questo rapporto che si è creato fra di noi è veramente bello. Alexandra è frizzante, imprevedibile. La parola giusta è imprevedibile. Non si sa mai cosa sta per fare, non si sa veramente mai. Invece Milena è più tranquilla, precisa, però è anche tanto dolce. Sono tutte e due tanto dolci. Sofia magari la conosco da meno tempo, è molto silenziosa, non è che magari, non so, dentro vorrebbe dire di tutto, ma fuori non lascia trasparire tanto. Questo sarà un mondiale importante per tutti quanti, ma soprattutto per le due big nostre. E quindi io ci sono già passata e so com'è fare un mondiale del genere, ci vuole tanto coraggio e tanta calma perché sarà difficile, ma l'allenamento c'è, loro ci sono, noi ci siamo tutti.